Un pericolo minacciava però l'ordine neoriconosciuto. Papa Gregorio X annunciò per il 1274 la convocazione del Concilio Ecumenico Lionese, nel quale, fra gli obiettivi, vi era quello di sciogliere tutti quegli ordini mendicanti che proliferavano senza riconoscimento e contro i quali Brunone di Holstein, autorevole vescovo di Olmutz, aveva lanciato terribili accuse. Essi venivano accusati di celebrare messe non sacre, poiché più brevi, senza interruzioni e non cantate. Inoltre veniva loro rimproverata la consuetudine di concedere indulgenze eccessive. Il fatto scatenante era però che i frati esercitassero la confessione, la visita ai malati e la sepoltura, ed in tal modo i preti venivano sottratti da tali funzioni e soprattutto dai relativi benefici derivati dall'essere ricordati nei testamenti. Preoccupato per la sorte del suo ordine, Pietro, scortato da Fra Giovanni d'Atri e da Placido de Morreis, si mise in viaggio per Lione, in modo da poter personalmente difendere davanti al Papa la causa della sua congregazione e per ottenere quindi la conferma dell'ordine. A piedi, dall'Abruzzo alla Sabina, all'Umbria, alla Toscana, all'Emilia, sempre tra valli e boschi, sotto le nevi e le bufere, i tre affrontarono ogni sorta di difficoltà e pericolo. Ed infine le maestose Alpi, da attraversare in un gennaio rigido di intemperie. Giunti a Lione, più che la dimostrazione della consistenza e serietà dell'ordine, giovò al buon esito della missione l'ascendente che Pietro riuscì ad esercitare sul Papa. Il frate entrò al suo cospetto vestito di povertà e umiltà. Estremato per il lungo viaggio, faceva trapelare dai suoi stenti commossi il profondo attaccamento alla propria missione apostolica. Gregorio X ne restò profondamente colpito e misticamente ammaliato, tanto da voler subito assistere ad una messa da lui celebrata. Così, il 21 marzo del 1274, 46 giorni prima che il concilio cominciasse, Pietro riceveva la bolla di conferma dell'ordine. Ai primi di aprile, i tre frati presero la strada del ritorno e ai primi di luglio furono all'Aquila. Qui, secondo il racconto dello stesso Pietro, vide in sogno la Madonna, che in riconoscimento delle grazie concessegli a Lione, lo esortò a far sorgere proprio in quel luogo un santuario a lei dedicato. Pietro, che alla Vergine era devotissimo, interruppe il ritorno all'eremo e subito contattò Nicolò da Sinistro, vescovo aquilano, perché lo autorizzasse a far erigere un grande monastero e un'imponente abbazia, Santa Maria di Collemaggio, inaugurata il 25 agosto 1288. Il viaggio a Lione, il successo conseguito e la protezione di Gregorio X accrebbero la fama di Pietro, unitamente ai miracoli che in quel periodo operava. Grazie a lui, molti furono guariti da terribili malattie, altri furono liberati dal demonio, altri riacquistarono la vista o la parola. Oltre i 40 erano allora fra abbazie, monasteri, chiese e oratori disseminati in suo nome per l'Abruzzo, la Campania, il Molise, il Lazio e la Puglia Garganica. Nella grande badia di Santo Spirito al Morrone, Pietro non era più un semplice fraticello, ma l'autorevole e rispettato priore di un ordine religioso di vasta consistenza. Eppure, tra il 1285 e il 1288, Fra Pietro si dimise dal suo alto ruolo per ritirarsi in preghiera sulle pendici della Maiella. Ma i suoi devoti lo ritrovavano ovunque, ed allora egli, per risparmiare ai pellegrini un tragitto di pericoli, decise di tornare a Sulmona, non però per dirigere il Santo Spirito in Morrone, ormai divenuto un priorato, ma per rinchiudersi in un rigido silenzio. Volle ritornare a fare l'anacoreta, e perciò si recò più in alto rispetto all'abbadia, più in alto rispetto agli antichi scavi romani, più in alto rispetto a qualsiasi strada facilmente percorribile, su uno stinco roccioso del Morrone a strapiombo sulla Valle Peligna. In questo impervio luogo, sui resti di un vecchio sito di culto, sorse l'eremo di Sant'Onofrio. L'eremo era diviso in tre parti, la sua cella chiusa con una grata, un'edicola dove celebrare la Santa Messa ed infine le celle dei suoi monaci.
Rinchiuso nella sua santa prigione, Pietro si afflisse le più dure pene corporali, frustandosi con cilici ottenuti intrecciando crini di cavallo, imponendosi estenuanti digiuni, inoppugnabili silenzi, litanie infinite protratte fino a tarda notte, fin quando la stanchezza lo vinceva e lo costringeva al sonno, consumato dolorosamente su un letto fatto di grate ligne, senza giaciglio né cuscini. Ma i pellegrini non tardarono ad arrampicarsi anche fino alle rupi di Sant'Onofrio per vedere e parlare con il santo. E la capacità di mobilitare le masse con la sua dialettica aspra e disadorna, ma al contempo penetrante ed incisiva, catturò l'attenzione anche di Carlo II d'Angiò, detto lo Zoppo, che il 15 gennaio 1294 da Acqui emanò in favore della congregazione tre diplomi. Il primo, a contemplazione del religioso e onesto fra Pietro del Morrone. Di vita, costumi, religione ed onestà cospicua si confermavano tutti i legati e donazioni fatti e futuri al monastero di Santo Spirito. Nel secondo si informavano i giustizieri e i vicari capitani del regno che il re prendeva sotto la sua protezione speciale il monastero di Santo Spirito al Morrone e le persone che vi risiedevano. Nel terzo si elargivano esenzioni e privilegi al monastero e a tutti i luoghi dell'ordine del diletto e devoto fra Pietro. E i seguaci più fanatici di Pietro vedevano nelle lusinghe del potere il realizzarsi della profezia di Isaia. I tuoi nutritori saranno i re, con la faccia per terra ti adoreranno e baceranno la polvere dei tuoi piedi. Altri, meno ingenui, temevano, non a torto, che dietro le adulazioni potessero celarsi insidie e pericoli. Tra i visitatori che si arrampicavano a Sant'Onofrio, non tardò dunque ad arrivare Carlo II, re di Napoli, accompagnato da suo figlio Carlo Martello, re d'Ungheria, che il 6 aprile del 1294 si trovavano a Sulmona in ritorno da Perugia. Il re Angioino supplicò fra Pietro di pregare Dio, perché i cardinali, riuniti prima a Roma e poi a Perugia, dopo 27 mesi dalla morte del Papa Niccolò IV, non riuscivano ad accordarsi per l'elezione del suo successore. E gli chiese di scrivere una lettera al cardinale decano latino Malabranca per esortarli a procedere velocemente all'elezione del nuovo Papa. Il conclave si attardava, poiché era fortemente diviso in due fazioni. Una proponeva il cardinale Matteo Rosso degli Ursini, l'altra premeva sull'elezione di Jacopo Colonna, e si veniva così a riprodurre l'antico e mai domato contrasto fra le loro famiglie. Dopo la visita reale, Fra Pietro scrisse al collegio dei cardinali di non indugiare nella nomina del pontefice, altrimenti l'ira di Dio si sarebbe abbattuta su di loro. I cardinali sapevano della santità di Fra Pietro e impauriti si trovarono subito concordi nell'acclamare proprio lui come nuovo papa. Era il 5 luglio 1294. L'analisi storica ci insegna a leggere l'evento dell'improvviso accordo non tanto come un miracolo, quanto come la congiuntura di una serie di condizioni politiche che restarono inizialmente ignote al fraticello del Morrone. Il decreto e le lettere vennero chiuse con 11 sigilli in cera rossa pendenti da filo bianco e 5 furono i legati incaricati di portare lo stesso e la missiva di accompagnamento presso l'eremo di Sant'Onofrio. Costoro erano Bernardo de Gaulle, arcivescovo di Lione, Francesco Monaldeschi, vescovo d'Orvieto, Pandolfo Mancino, vescovo di Patti, e 2 notai della sede apostolica, Francesco di Napoleone Orsini e Guglielmo di Mandagoto. I 5 partirono da Perugia l'11 luglio, arrivarono a Sulmona il 17 luglio, il 18 salirono verso l'eremo di Sant'Onofrio. Il 12 luglio partiva da Melfi la delegazione degli Angioini con gran seguito di cortigiani. La guidava Carlo II in persona con l'inseparabile Carlo Martello. Essi giunsero all'abbadia di Santo Spirito il 21 luglio. Nel posto regnava fra i monaci un'eccitazione esplosiva, sicché Onofrio da Comina, priore dell'abbadia, dovette far ricorso a tutte le sue capacità per accogliere degnamente le 2 delegazioni e tenere a freno quei fraticelli che anelavano ardentemente di incontrare il loro Fra Pietro, il quale era chiuso tra continue orazioni, digiuni e penitenze nel suo strettissimo carcere eremitico. Tutto il mondo parlava di lui, ed egli nulla ne sapeva.